festa dei ceri, a Gubbio, è la più allegra, frenetica e assurda corsa di giovinezza. Sacra e profana, e più profana che sacra. Scalda il cuore e affanna i polmoni di tutta la città. È una specie di richiamo della primavera, a cui nessuno può o deve resistere. Quando, scendendo a corsa dalla scala del Palazzo dei Priori, le grandi macchine dei ceri vengono portate in processione e poi di colpo si ergono con uno scatto travolgente e addirittura orgiastico, come non pensare alle grandi panatenaiche, all'antichità pagana, appena velata dalla remota sacralità del beato Ubaldo. Picchiano le mani sulle casse dei ceri. Perché picchiano quelle mani? È nel ricordo del fragore ligneo del battistero nel Venerdì Santo, quando il suono delle campane sarebbe troppo festoso per la morte del Signore? O è il tam-tam gioioso che alla radice dell'uomo ricollega un'immemore antichità con i popoli primitivi? O è in più la violenta gioia di vivere, violenta fino alle percosse? Resta alle nostre spalle il monte della corsa. Svanisce l'eco della festa e del suo mistero. Inizia il nostro itinerario attraverso l'Umbria.
cuore dell'Italia, ancora più territoriale delle Marche di confine, come il Piemonte e la Lombardia, che hanno una via d'acqua, il Po, come un braccio secolare per giungere al mare. Il Piemonte sta a un passo dalla Liguria. L'Umbria può contare solo su fiumiciattoli come il Tevere ai suoi primi passi, il Tupino, la Nera, il Velino e un lago come una boccata d'aria. Un velo d'acqua su un prato, il Trasimeno. E prato più che lago era divenuto, a forza di pomparne acqua, e tutte le alghe e le piante lacustri lo infestavano. Ora, rinsanguato di nuove vene dirottate nel suo invaso esausto, è tornato la distesa che allontana i monti all'orizzonte, il liquido appena cilestrino, specchio del cielo. Il sangue dell'Umbria è verde, non rosso. Verde per pianure tiepide, rode boscose, su cui si è spesa la retorica ma senza riuscire a intaccarlo. Le sue città sono asserragliate come castelli in cima ai poggi, come ostensori d'argento. Così è Perugia. Oltrepassata la cinta infame di edifici nuovi e sgarbati, la città si apre al visitatore in modo semplice e accogliente. Sta così in alto come se fosse fra le mani di quei santi protettori che tengono con garbo le città miniaturizzate. E intorno hanno un baratro d'aria. Un cielo aereo e lontano scopre sempre una nuova fila di monti, di un azzurro modesto come certi fiori primaverili. Non c'è forse al mondo fontana più bella di quella che sta sotto al Duomo. Le fontane barocche sono un'altra cosa. Impugnano il nucleo urbano, si insediano da padrone. La fonte di Perugia condiziona tutta la piazza, ma non l'impugna. È come uno stupendo cristallo sfaccettato, un aerolite sidereo. Cresce in se stessa fino a quella specie di tripode o ecateo delle tre fanciulle saldate fra loro come sorelle siamesi e che forse è il primo capolavoro assoluto di Giovanni Pisano. Versano acqua, ma così poca, e la fonte contiene l'acqua a raso come un bicchiere. Gli splendidi specchi, scolpiti da Nicola e da Giovanni, sono l'ultimo canto del 200. Di lì si muove la scultura di Giovanni, che sarà più di Giovanni. Gotica si dice, ma più che gotica, un getto solido, un'impennata sublime. Perugia ha due porte che non si possono assimilare a nessun'altra, per quanto grandiose possano essere, come quelle romane di Roma e di Verona o di Torino. Sono la Porta Etrusca e Porta San Pietro. Quest'ultima è di Agostino di Duccio, uno scultore tra i più sottili del 400. Di cui non si conosce altra architettura, ma qui ha riversato la scienza acquisita a Rimini presso Leon Battista Alberti. La porta è come un niello, disegnata, incisa al bulino, e il suo modo di aprirsi al sole, senza un'ombra, fa sì che su di lei il cielo è sempre senza una nube e la luce sempre solare, estiva, in un eterno solstizio. Perugia è questo scrigno, dove frotte di giovani portano l'aria acida e sonante della gioventù,
sciami pelosi, fulgenti e trasandati, fra queste mura di pietra, fra queste pietre che hanno il sapore del tempo e l'odore del destino. La campagna umbra ha il gusto della campagna toscana, che però non è toscana. Eppure gli ulivi sono gli stessi, né così vicini come nel sud, anzi così diradati dalle potature sapienti. E le viti, i filari, i campi di erba medica. Che cos'è che è diverso? Intanto le pianure, più ampie e livellate, semmai simili alla Val di Chiana che è alle porte dell'Umbria, punteggiata di viti sposate ai testucchi, come in una pittura del Trecento o in Paolo Uccello. La piana umbra è ancora diversa, come è diverso il giallo del canarino da quello del limone. All'orizzonte file di monti come sipari, più che scenari. Sembrano sipari perché al di là di quei dorsi si sente continuare il piano, come continua un fiume scorrendo fra i monti. Se si alzassero, la pianura sarebbe sconfinata. Orvieto. I suoi fianchi quasi di amba abissina. È città regina del Lazio, dopo Roma, ad un tratto passata all'Umbria. Ma sono dell'Alto Lazio e della Bassa Toscana queste rupi di tufo grezzo dai riflessi focati come il pelo delle volpi. Orvieto come Orte e Pitigliano, bastimenti arenati, ricordo geologico dell'Arca di Noè. Dove l'arte senese posò il Duomo più bello d'Italia. Quella facciata immensa e minuta, come una miniatura scolpita, come una pagina che non si può voltare, e la guardi senza fine, e qualcosa ti si scioglie dentro, in silenzio, come una comunione. Poi, nel Duomo, un altro Duomo, il reliquiario senese d'argento e d'oro e di smalti traslucidi, come se l'acqua si fosse rappresa, come se il mare diventasse vetro, quasi annegati i gentili profili lorenzettiani di una civiltà senza pari. Ne basta, perché un altro toscano, il Signorelli, sbalzò nell'intonaco i nudi incoercibili della fine del mondo, quei nudi di terra che escono dalla terra, e l'angelico aveva dipinto in anticipo gli angeli così ben vestiti che stanno a galla e non vogliono vedere quei nudi. Sui pilastri esterni del Duomo, le storie della Genesi, che si iniziarono a scolpire all'inizio del Trecento. Città di Jacopone, lirico, intenso e ispirato, vero vate dell'Umbria. Todi è sempre in attesa, come un teatro vuoto. La sua piazza, purtroppo colma invece d'automobili,
ma così bella, piena come di gridi soffocati, di sguardi sottesi, di luci asciugate dalle facciate antiche come dal sudario della Veronica. A San Fortunato, la Madonna del Masolino, fra i suoi angeli, capelloni e gentili, guarda fino in fondo alla scalinata. Devi salire per forza. La Consolazione, il più grande ciborio, è come fosse la chiesa più vasta della cristianità, immensa e gratuita. È posata a cavaliere di una valle brulicante, come la Santa Casa di Loreto, dagli angeli dunque, più che da Bramante. Montefalco porta il suo epiteto di ringhiera umbra, come una corona. Dai suoi spalti la vallata si stende a perdita d'occhio, eppure limpidissima fino alla radice del cielo. È come stare in cima ad una torre, lo spazio ti avvolge come un gorgo. Montefalco è paesano come un paese povero di montagna, degno e ravversato come una vecchina. Chi si immaginerebbe, se non lo sapesse, di trovarvi gli affreschi più belli del Gozzoli, quelli più puri, senza frasche e senza costumi sgargianti, ancora tiepidi dell'insegnamento dell'Angelico e con quella luce, quei volumi torniti. È un esempio la pittura del Gozzoli di facondia senza retorica, di estro senza fantasia e di invenzione secca e così ben congegnata come una serratura. Sembra che con ogni chiave si apra e invece ha la sua, gelosa e quasi segreta. Ad un tratto ti accorgi come questa pittura sia conscia di se stessa, come non sia mai al limite di diventare naif e solo non vuol strafare e rimanere chiara come una giornata di aprile, variopinta come un prato in fiore, fiorentina fino al midollo. Sembrano poverissimi questi paesi aggrappati sulle cime dei colli, certamente spopolati in gran parte. E anche tu fosti un emigrato, Pietro Vannucci, perugino per eccellenza, che eri di questo paese, di qui, di Città della Pieve, distesa sul colle come un gatto al sole. Tu che fosti uno dei monarchi della pittura italiana, da poter generare anche Raffaello, con un senso del ritmo esasperato e incantevole, con un senso meccanico della preghiera, tu, ateo, come nella recita del Rosario, arcane simmetrie svolgendo contro cieli ineguagliabili, contro pianure ondulate e colli ombrosi, con alberelli dal tronco sottile come una canna, ma necessari come una cesura, e con una chioma rarefatta come le vene di una foglia seccata tra le pagine di un libro. Sempre in una luce che è come l'ultima luce del giorno o la prima dell'alba. Tutta l'Italia, dove arrivò, rimase affascinata da questa pittura del maestro nato a Città della Pieve. E proprio qui, a Città della Pieve, c'è una delle tue ultime opere, chiara nei colori come quei fiori d'ombra che si scoloriscono al sole, con le figure come imbalsamate, ma in cui la chiarezza è diafana e la tua aerea spazialità trasuda anche dai corpi. L'Umbria è un po' fatta come il gioco dell'oca. Un percorso obbligato con tante caselle, e di lì ci si ferma e là si torna indietro. Il giro può cominciare dal Trasimeno o da Orvieto, e allora si scavalca l'itinerario, ma se si viene da Roma, le tappe sono quelle: Narni, Terni, Spoleto, Foligno, Trevi, Spello, Assisi. Centri dove è un piacere fermarsi un poco. C'è sempre qualcosa da vedere, o da bere, o da mangiare.
Spoleto fa ormai da assopigliatutto. È famosa in tutto il mondo. E chi aspetta a fare un monumento a Giancarlo Menotti? Ma sarebbe bello farglielo in carne ed ossa. Una colonna e in cima Menotti. Menotti stilito. E alla fine non c'è il monumento di Calder, dato che di Tio De Lappio non è rimasto che il nome. E Calder donò il grande plantigrado alla città. Così, in questo ringiovanirsi, Spoleto è come se invitasse a camminare con la testa voltata dietro. Ha un passato recente come ne ha uno antico. E il più oscuro, quello longobardo. E certe pietre sono tanto vecchie da sembrare morte e mummificate. Quelle sculture della facciata di San Pietro sono come modellate in pasta di pane e lievitando hanno perso i contorni. Straordinario di Spoleto, come per far passare le monache di clausura, e la rocca dell'Albornoz che Gattapone costruì ad Amantina e non si può visitare perché è un carcere. Sotto quel colle è il fastidio dell'urbanistica verticale di Spoleto, come appunto le città nei dipinti del Trecento, con una casa sopra l'altra e un campanile o una torre come fermacarte. Città civile, dove la vita di paese si sposa bene alla società, una volta snobistica, ora trasandata, variopinta, ubiquitaria e sempre più giovane. Un luogo di passo per gli uccelli, ci si posa su un ramo e poi via. Una delle poche città dove tutti o quasi vanno a piedi, come a Venezia. Un modo di riscoprirne consuetudini antiche di vita, calarsi in una commedia di Goldoni, e si entra e si esce tutti dalle stesse porte. Ci si lascia all'uscita del teatro, ma per ritrovarsi subito dopo, in trattoria o a un passo dal teatro. Da Spoleto ci si irraggia nelle più varie direzioni. Non solo il misterioso, ombroso Monte Luco, riserva di verde compatto proprio sulla città, ma Piediluco, col suo laghetto d'acqua fresca come fusa dalla neve. Lago nascosto, seducente e quasi nordico, con i suoi colli verdi all'intorno, dalla bella pelliccia. L'acqua non è azzurra, ma color acciaio, con i riflessi del bel verde che ci si specchia. Ci si specchia anche l'eco famosa che ripete fino a due endecasillabi. Lago poetico dunque, e per fortuna intatto. Dalle acque del lago alle fonti. Le fonti del Clitunno. L'acqua, velata di una ragia sottile, offusca l'immagine del cielo, ma è limpida e profonda. Nasconde quasi un bosco, fragile e cartilaginoso, senza gli abissi nelle visioni subacquee del mare. Pullula di tante bollicine, tante sono le sorgenti, e vigorosissima quella principale, quasi il dio Clitunno sommerso che ancora ci faccia giungere il respiro dell'antichità e delle favole lontane.
acque dell'Umbria. Il loro trionfo è alle Marmore, salto per 160 metri di spuma impetuosa. E dal nome di acque, il nome latino Nar, che indicava il fiume Nera, prese il nome Narni, antica, importante stazione della Via Flaminia, nodo strategico nelle comunicazioni dell'Italia centrale del tempo antico. Vi nacque il Gattamelata, capitano di Ventura. La rocca di Narni, possente fortezza nata alla fine del 1300 per volere dell'Albornoz, si intravede la vallata di Terni, è la più meridionale e la più bassa delle conche umbre. Città moderna, industriale, Terni è l'unico centro della regione che sia nato e si sia sviluppato in pianura. Valnerina, verde come un cocomero, ma il cocomero è rosso e verde. Valnerina è solo verde smagliante e a passarci d'estate fa frescura anche sotto un sole cocente. Si attraversa come un sorbetto. Con la sua porta di città come un teatrino e una lunga strada dalle case basse e pulite fino ad arrivare alla piazza di San Benedetto, graziosa come una partita a dama lasciata a mezzo, e cioè ordinata anche dove non è simmetrica, amabile senza stonature, con la sua bella facciata della chiesa di San Benedetto, e nella lunetta c'è uno squisito gruppo orvietano. Fermarsi a Spello è come prendere un aperitivo dell'Umbria, così povera, disseccata, tersa e luminosa. Come uno specchio, la grande vallata riflette la luce. Ammanta le mura calcinate, la torre romana sfaccettata come una pietra preziosa. Perfino riesce ad illuminare gli affreschi del Pinturicchio, che non sono squillanti come a Siena o all'Araceli, ma sempre ti accolgono come se ti invitassero ad entrarci dentro, come nello specchio di Alice. Un mondo così favoloso, raccontato più che rappresentato, ma scritto tutto in chiave di violino, svagato, alpestre.
Tra Spello e Assisi, il Subasio. Scabro, ma come arrotondato con la pomice. E turgido come stesse per partorire un altro monte. Sui pascoli quasi alpestri, ma rasati dal vento, galoppano stormi di cavalli bradi, aerei come branchi di storni. Nel silenzio raccolto e quasi celebrativo, in quella esplosione di frenesia selvaggia dell'amore per gli animali di San Francesco. È il Subasio quello che con incisività suprema descrive Dante nel Paradiso. Intra il tupino e l'acqua che discende dal colle sacro del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende. Di Assisi è difficile parlarne dopo Dante e dopo Giotto, che ha gentilmente stravolto il tempio romano della piazza, riducendo le colonne sottili e nervose come stinchi. Ma quel prato davanti alla chiesa superiore, come una pista di lancio per salire in cielo, e d'altro lato la veduta sulla vallata, con quella cupola che al centro non si sa se sia femminile, il seno unico di un'amazzone ferita o il simbolo fallico dell'eterna giovinezza, della vitalità prorompente. Assisi non appartiene ad una regione, è una regione, un luogo privilegiato della terra in cui non si può mai abitare, ma vi si arriva sempre. E quando si riparte, è come essere usciti da una civiltà che ti si è rinchiusa alle spalle a catenaccio. È come la Divina Commedia. Quel mondo è vero, è lancinante, ossessivo, ma in realtà è solo poesia. E nessun cielo, per quanto azzurro, avrà mai quel dolce color d'oriental zaffiro. E nessuna umanità avrai potuto conoscere che sia quella di Giotto, petrigna, cementata a fuoco, perché cementata con lo spirito. La chiesa inferiore d'Assisi è la più straordinaria caverna del mondo, così ornata da mani tutte celebri, Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, restaurata ora come non si potrebbe meglio, integra e splendente nell'oscurità, integra come i diamanti che esposti al sole rilucono nelle tenebre. Il più grande monumento del Trecento, una delle vette dello spirito umano. Il Calen di maggio in Assisi, per metà folklore solo turistico, per metà vero ricordo delle feste trecentesche di primavera. Sanguigna, carnale, d'una terra e d'una gente nel loro inesausto alternarsi tra assoluta rinuncia e accese passioni. Thank you.
di maggio era il tempo della violenza, delle beffe, degli amori. Era un guizzo rumoroso, sguaiato, nel gran silenzio della riflessione e del raccoglimento. L'Umbria e il suo misticismo dalla grande tradizione. Agli albori del Medioevo, San Benedetto da Norcia, con la sorella scolastica, fonda il monachesimo occidentale, che polarizzerà in tutta l'età di mezzo la cultura superstite, preparando la nuova. Più tardi, Francesco d'Assisi fonderà l'ordine mendicante, che non meno dei benedettini si diffonderà in tutto l'Occidente e soprattutto fiorirà nello spirito francescano di amore per il prossimo e di carità cristiana. Così, monasteri benedettini e francescani sbocceranno in tutta l'Europa, ma l'origine resta in Umbria. Il discorso ci è intanto guidato nei boschi sovrastanti Assisi, verso le carceri. Le carceri, luogo d'amore, amore nascosto fra il folto degli alberi verdissimi, amore umano e amore divino, l'amore di San Francesco. E in nessun luogo, così povero è l'ambiente, così modesto e rustico il piccolo coro, si può capire meglio il cantico delle creature, l'umano troppo umano che si apparta in silenzio. Gubbio è come una postazione avanzata ai confini dell'Umbria. Il suo palazzo dei priori, Angelo da Orvieto e Gattapone lo crearono forse pensando alle architetture di Giotto, più che al palazzo vecchio di Arnolfo. Ed è insieme arcigno e gentile. Enormi costruzioni, come i giganti incatenati, sorreggono la piazza, che è una grande terrazza pensile su un paese prono e una campagna dove si incurva il grande teatro romano, conchiglia marina nel verde soffice del grano. Alla piazza e dalla piazza, come gallerie di tarli della pietra, corrono le strade strette, colore del peltro, riservate e gentili. Occorre finire con te, Alberto Gurri, ultimo grande umbro, che donerai al tuo paese, città di Castello, un museo addirittura. Amor che a nullo amato amar perdona, farà il miracolo. E tu scioglierai il voto, figlio tenace col tenace amor dell'esule, che non è esule, ma è come se lo fosse, perché la tua arte non è solo di Castello, appartiene al mondo della cultura. Lo testimonieranno i tuoi sacchi stupendi, i ferri, le combustioni, le plastiche, quando saranno appese e silenti sui muri immacolati del palazzo di questa cittadina. Figlio riconoscente di un passato ancestrale. Manibus date lilia plenis. Qui si conclude il nostro volo. Al di là d'un'ultima cima di monti,
l'Umbria rimane alle nostre spalle. Thank you.